qui è il tenente Victus del nono plotone. Mi ricevete? Nono plotone, ti sentiamo. Ti avviciniamo alla bomba, comandante. Stiamo incontrando forte resistenza. Non possiamo avvicinarci di più, tenente. Cerca un punto per il tuo plotone. Ricevuto. Parlami della bomba di Cerberus. Non è di Cerberus, comandante. È Turian. Cosa vorresti dire? Venne piazzata secoli fa, dopo la rivolta dei Krogan. La bomba era una misura di sicurezza contro un'altra guerra galattica. Brutale, ma direi che ha senso. Colpire duramente i Krogan se avessero fatto scherzi. Non riuscirai a guadagnarti la fiducia con tattiche del genere. Adesso però concentriamoci sul disarmare quella bomba. Già, ma Cerberus l'ha trovata. La detonazione significherebbe una guerra tra la mia gente e i Krogan. D'accordo. Questo spiega la segretezza. Dov'è? In quegli edifici laggiù, Cerberus ha portato l'equipaggiamento per estrarla. Il nono plotone ti coprirà il fianco, comandante. Tutta questa attività avrà insospettito i Krogan. Non possiamo fallire, comandante. Ricevuto, tenente. Diamoci una mossa, gente! Explosione.
piazzato una bomba sul loro pianeta. Piuttosto estremo. Ma quelli erano tempi disperati. Sebbene moralmente discutibile, è una valida strategia. Cerberus oppone resistenza, ma il nono plotone avanza, comandante. Ottimo lavoro, tenente. Devono averla posizionata strategicamente nel punto migliore. Suggerisco di sbrigarsi, comandante. Comandante, siamo vicini alla bomba. Procediamo verso la stazione di controllo. Ricevuto, noi proseguiamo. Siamo quasi sulla bomba. Cerberus tornerà indietro con ogni risorsa a sua disposizione. Concordo. È un bersaglio prezioso. Cerberus impiegherà ogni risorsa a sua disposizione. Ha messo un firewall intorno al meccanismo di attivazione per rallentarci. Devo creare un bypass. Ci vorrà del tempo. Ma come hai detto, niente attivazione, niente esplosione. Sai disattivare il meccanismo? Sì, è tecnologia antica. So cosa fare. Guadagna tempo, comandante. Avrai il tempo necessario, tenente. Ricevuto. Procedo al bypass. E grazie per avermi offerto questa occasione. Non sprecarla, soldato. Attenti! Comandante! Tu pensa alla bomba, noi a Cerberus. Qui non passerà nessuno, chiaro? Fatto! Rinforzi di Cerberus! Mi serve più tempo, comandante! Proteggiamolo! Stanno arrivando! Mi serve più tempo! Non si arrendono! Arrivano altre navette! Mi sono quasi!
Facciamo fuori quell'affare! Ora! È impostato per detonare! Disattivalo! Non c'è tempo! Devo separare il meccanismo dalla bomba! Subito! Coprimi! Il figlio del Primarca. Ricevuto, comandante. Joker, chiudo. Non ha esitato un istante. Qualunque cosa fosse prima, verrà ricordato per questo. Cosa diranno i Turian di tutto questo? Difficile dirlo. Il sacrificio in guerra è naturale. Si è comportato con onore, ma... siamo gente difficile da soddisfare. Vivere la propria vita per la causa, anteponendo la causa e il plotone. Sono cose... naturali. Ha fatto ciò che doveva quando contava. Sì, sì, è così. Ottimo lavoro su Tuchanka, comandante. Fermare quella bomba ha impedito una guerra tra i Turian e i Krogan. Ora non possiamo permetterci queste divisioni. Pare che i Krogan stiano recuperando la bomba. Stanno gestendo la cosa. Non permettono ai Turian di inviare aiuti. Ma è comprensibile. Al momento la situazione è molto delicata. Con Vrex e il Primarca a bordo della Normandy, aspettati dei problemi. Non abbiamo ancora una solida alleanza tra quei due. Mantieni la pace, comandante. È un ordine. Sì, signore. Hackett, chiudo. Non potevamo rischiare un'altra guerra galattica con i Krogan. La genofagia non era abbastanza. Dovevate anche piazzare una bomba sul mio pianeta. È una decisione di centinaia d'anni fa, da allora sono cambiate molte cose. Non abbastanza per dirci della bomba, codardo. Ehi! I razziatori stanno distruggendo la galassia e voi volete litigare per questo? Primarca, avevate una bomba su Tuchanka. E Vrex, al posto dei Turian, voi avreste fatto la stessa cosa. Shepard! È finita. Oggi suo figlio è morto per cercare di sistemare le cose. La prego. È tutto a posto. Sì, d'accordo, Shepard, sei stato chiaro. Abbiamo nemici più forti da affrontare. E infatti,
Capisco che avesse delle riserve, comandante, ma spero che ora comprenderà la necessità di segretezza. Odio i segreti e i politici, Primark. Suo figlio è dovuto morire per riparare questo errore. Sì. Ha ragione, comandante. È stato un errore non fidarmi di lei. Ora lo so. Mio figlio è morto con il rispetto dei suoi uomini. Volevo ringraziarla per questo. Il suo sacrificio verrà registrato negli annali del nono plotone, cosa di cui ogni padre andrebbe fiero. Sì, signore.